Buongiorno a tutti, noi siamo il D-Team e siamo qui per presentarvi il nostro gioco. Allora, dobbiamo salvare un ragazzo da dei bulli. Per fare ciò devi fare le giuste scelte e azioni. Ogni buon gesto che farai ti avvicinerai a lui. Incominciamo. Prova numero 1. Allora, qui possiamo vedere un ragazzo che viene bullizzato da dei bulli. Allora, la domanda in questione è: lo difenderesti? Cliccando su no, otterrai una lezione di vita. Pensa come ti saresti sentito al suo posto. Cliccando invece su sì, ti avvicini al ragazzo rinchiuso nella torre. Dirigiamoci quindi ora alla prova numero 2. Dei ragazzi ti bullizzano sui social. Che fai? Subisco le offese. Cliccando su subisco le offese, otterrai un'altra lezione di vita, ovvero ricorda che i tuoi genitori sono sempre disponibili a darti una mano. Cliccando invece su lo dico ai miei genitori, ti avvicini sempre di più al ragazzo. Ora andiamo nella prova, dirigiamoci verso la prova numero 3. Questo ragazzo è discriminato per il suo abbigliamento. Cosa faresti? Allora, qua possiamo vedere un ragazzo che si veste male. Allora, cliccando sullo prendi in giro otterremo un'altra lezione di vita, ovvero è importante saper accettare tutti e per tutto. Cliccando invece sullo accetto per quello che è, ci avviciniamo al ragazzo. Prova numero 4. L'ultima prova. Allora, questo ragazzo viene discriminato per la sua religione. Cosa fai? Cliccando "Non voglio aiutarlo", cadrai una botola che ti porterà a un'ultima lezione di vita. Ognuno è libero di credere in ciò che vuole. Cliccando invece sull'aiuto "Le differenze non ci limitano", arriviamo infine, riusciamo a trasportare giù dalla torre il nostro ragazzo grazie alla rete di meccanismi. Ragazzo salvato. Vogliamo infine mostrarvi la complessa rete di meccanismi che abbiamo utilizzato per permettere al Villico di scendere partendo dalla cima della torre fino ad arrivare al piano terra. Grazie mille a tutti per l'attenzione.